incredibile, siete tantissimi. È come avere davanti a sé una legione. La decima legione. E allora vi racconto il perché sono qua, perché ci sono tantissime ragioni per cambiare questa Europa. Ma io ve ne racconterò solo una. La decima ragione. E si chiama Elena e Michela e sono le mie figlie. E io vorrei dare a loro un'Italia migliore e un'Europa migliore, perché questa Europa non ci piace. E allora vorrei un'Europa che fosse sicuramente più sovrana, perché la sovranità degli stati è intoccabile, è quella su cui si basa tutta la nostra nazione, tutta la nostra identità. E io mi sono trovato a combattere per l'Italia e per gli interessi nazionali in ogni campo di combattimento di questa terra. Sono stato in Somalia, in Ruanda, in Yemen, in Libia, in Afghanistan, in Iraq, in Costa d'Avorio. E oggi penso che sia forse più promettente continuare a combattere, ma cambiando il campo di battaglia, sedendomi sugli scranni di Bruxelles e scavando la pietra come la goccia che casca continuamente, senza mai fermarsi, senza demordere, senza lasciar perdere, senza mollare neanche un millimetro. E se ogni attività propositiva dovesse fallire, allora comincio con la mia specialità, il sabotaggio. Il sabotaggio di qualsiasi iniziativa che dovesse cercare di distruggere le nostre tradizioni, la nostra famiglia, il nostro comune sentire, le nostre radici, il nostro suolo, il nostro sangue, perché volenti o nolenti siamo figli di una terra, di certi padri, di certi nonni, di certi parenti, e questo è quello che siamo. E quindi vorrei anche un'Europa più sicura, dove soprattutto qua a Milano voi sapete che ogni donna ed ogni ragazzo ed ogni nostra figlia dovrebbe essere libera di poter uscire e passeggiare per ogni angolo della città senza la paura di essere molestata, aggredita o derubata. È un'Europa più identitaria, perché i popoli sono diversi, l'identità dei popoli esiste e voi ne siete una dimostrazione. Noi siamo quello che siamo perché abbiamo delle caratteristiche specifiche che ci contraddistinguono. Abbiamo il nostro modo di interfacciarci l'uno con l'altro, la nostra lingua, la nostra religione, perché volenti o nolenti la cristianità ci unisce da Capo Nord a Malta ed è una delle caratteristiche che ci rende europei più di ogni altra.